Nel testo del Concilio Vaticano II troviamo questa bella espressione della famiglia definita come chiesa domestica. Vogliamo fermarci su questa bella affermazione che il Concilio riceve dalla tradizione patristica di San Giovanni Crisostomo. Però il Concilio lo riceve anche dal rinnovamento della teologia del matrimonio accaduto alla fine del Novecento e dall'inizio del XX. Questa nozione di famiglia piccola chiesa domestica, accennata dal Crisostomo, fu un po' dimenticata nella storia della teologia occidentale del matrimonio. Questa storia si è più fermata su nozioni forse troppo giuridiche, però prima del Concilio, con un grande movimento del rinnovamento dell'ecclesiologia, si riscopre la natura profondamente, ecclesiale del matrimonio nello stesso tempo che si riscopre la Chiesa come mistero. Già per esempio alla fine del Novecento, nel libro di Schieben, I misteri del cristianesimo, troviamo questa espressione della famiglia intesa come diramazione della Chiesa. Non è ancora l'espressione esplicita di famiglia chiesa domestica, però già il termine di famiglia come diramazione della Chiesa ci fa vedere che la teologia sta riscoprendo le sue radici patristiche. Troviamo anche un testo molto profondo nell'articolo di un teologo tedesco, Karl Adamo, che non esita a dire che il significato ultimo del matrimonio si trova nell'essere organo del corpo di Cristo e dopo presenta la famiglia come nucleo sostanziale del corpo di Cristo. Nucleo sostanziale del corpo di Cristo non è niente altro che già un essere chiesa. Bisogna vedere che nello stesso periodo, cioè in questo periodo dell'inizio del XX, con questo grande movimento della riscoperta della Chiesa, accade anche una riscoperta della tradizione patristica e in questo movimento la teologia occidentale si riapre alla teologia orientale. Per il nostro caso, la teologia del matrimonio, bisogna rilevare l'influsso di un teologo russo, Pavel Evdokimov, che nel 1944 scrisse un libro, Il matrimonio sacramento dell'amore, dove consacra un capitolo intero alla famiglia come chiesa domestica. Qui troviamo in un modo esplicito l'espressione di famiglia chiesa domestica. Questa nozione avrà un influsso nei movimenti di spiritualità che troviamo molto vivaci prima del Concilio, sia in Italia che in Francia, e probabilmente per queste ragioni che durante le discussioni nell'aula conciliare, a proposito della redazione del testo della Lumen Gentium, Monsignore Fiordelli, vescovo di Prato, propone di accennare molto di più la dimensione ecclesiale del matrimonio e chiese nello stesso tempo ai padri conciliari di inserire un riferimento alla famiglia come parva ecclesia, cioè come piccola chiesa. Interessante vedere che la sua proposta fu appoggiata dall'intervento scritto di un giovane vescovo polacco, Karol Wojtyła, in cui ribadiva l'importanza della famiglia cristiana nella struttura del popolo di Dio. E il giovane Wojtyła aggiungeva che, cito, non senza fondamento da alcuni antichi la famiglia fu chiamata anche chiesa. Il futuro Papa Giovanni Paolo II contribuì così, in un modo quasi diretto, all'inserzione della qualifica di chiesa domestica per la famiglia.
Vediamo adesso il testo stesso della Lumen Gentium e come il Concilio abbia ricevuto questa idea del matrimonio e della famiglia come chiesa domestica. Dopo questa presentazione della teologia della famiglia del Concilio, vedremo un po' come il Magistero abbia ricevuto questa nozione di chiesa domestica. In particolare ci fermeremo sullo sviluppo offerto dal Papa Giovanni Paolo II. È bello vedere il legame tra prima la proposta di Giovanni Paolo II come giovane vescovo e dopo lo sviluppo incredibile offerto da Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio. Cominciamo dunque con il testo della Lumen Gentium e in particolare il testo della Lumen Gentium 11, dove il Concilio presenta i sacramenti in riferimento al sacerdozio comune dei fedeli. Questo numero 11 si trova subito dopo un numero consacrato al sacerdozio comune dei fedeli e in questa luce che il Concilio presenta anche la missione ecclesiale del matrimonio. Prima pone in rilievo il nesso tra matrimonio e Chiesa. Leggiamo il testo perché bisogna conoscere precisamente questo bel testo. I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa, si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, accettando ed educando la prole e siano così nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Qui in questo testo molto importante la Lumen Gentium precisa che cos'è la grazia sacramentale del matrimonio e possiamo vedere che questa grazia non è soltanto una grazia sanativa, cioè una grazia che viene a guarire i coniugi della ferita del peccato, ciò che è già molto bello, non è soltanto una grazia perfettiva, cioè una grazia che aiuta gli sposi a vivere meglio il loro amore o a vivere meglio il loro educare i figli. Questo testo ci dice che la grazia matrimoniale, la grazia del sacramento del matrimonio ci dà ancora un dono più grande, che è quello di una partecipazione all'amore di Cristo per la Chiesa. E è questa grazia di partecipazione che colloca proprio gli sposi nella struttura organica dell'essere sacramentale della Chiesa. Questo vuol dire che gli sposi non sono soltanto il simbolo dell'unione di Cristo e della Chiesa, non basta essere il segno, sono molto di più, sono realmente introdotto in questo amore di Cristo per la sua Chiesa. Cioè il loro amore viene trasfigurato nell'amore stesso di Cristo per la sua Chiesa. Si può leggere questo passo della Lumen Gentium in sintonia con un altro passo della Gaudium et Spes al numero 48, dove la Gaudium et Spes ci parla di un amore che è strutturato sul modello dell'unione di Cristo con la Chiesa. Si riscopre veramente con il Concilio che il matrimonio è una realtà ecclesiale. Questo, alcuni anni dopo, si troverà in un modo esplicito detto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, dove possiamo trovare al numero 1630 il matrimonio è una realtà ecclesiale. Allora, perché questo matrimonio è veramente una realtà ecclesiale? Si può capire, facendo un passo avanti, si può capire che allora la famiglia è anche una realtà ecclesiale, cioè si può capire la famiglia come chiesa domestica.
si capisce che questa indole ecclesiologica della famiglia si riceve proprio dalla forza del sacramento del matrimonio. Non possiamo staccare le due, da una parte la grazia del sacramento del matrimonio e dall'altra parte l'ecclesialità della famiglia vista come chiesa domestica. Possiamo leggere allora il passo dopo della Lumen Gentium 11, che in questa luce capiremo bene. Dopo aver presentato questa partecipazione dei sposi all'amore di Cristo per la Chiesa, la Lumen Gentium parla della famiglia come chiesa domestica. In questa famiglia, ci dice il testo, che si potrebbe chiamare chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli i primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno, quella sacra in modo speciale. Adesso possiamo fare un paragone. Abbiamo visto che per il matrimonio non basta dire che è soltanto un segno dell'unione sponsale di Cristo per la Chiesa, per la famiglia è la stessa cosa. Non basta dire che la famiglia assomiglia alla Chiesa, non basta. La famiglia è veramente parte organica della Chiesa, la famiglia è veramente Chiesa. Se questa nozione non è una semplice metafora, vuol dire che all'interno dell'essere proprio della famiglia troviamo elementi di Chiesa, troviamo elementi ecclesiali. Questi elementi vengono elencati anche del Concilio. Le troviamo, per esempio, ancora nel numero 48 della Gaudium et Spes. Vi leggo questo passaggio. La famiglia cristiana, che nasce dal matrimonio come immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa, renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa, sia con l'amore, la fecondità generosa, l'unità e la fedeltà degli sposi, che con l'amorevole cooperazione di tutti i suoi membri. Questi elementi, amore, fecondità, unità, comunione dei membri, sono proprio degli elementi ecclesiali. E chi guarda la famiglia allora scopre anche la Chiesa nella sua natura la più profonda. Il decreto del Concilio sull'apostolato dei laici, Apostolicam Actuositatem, ribadisce anche questi elementi di ecclesialità che si trovano nella famiglia. Si parla, per esempio, dell'ospitalità, della giustizia, delle buone opere a servizio di tutti per i fratelli che si trovano in necessità. Cioè la missione della famiglia viene intesa nella luce della missione della Chiesa e più profondamente dove si fa esperienza di Chiesa, il luogo dove si fa il più l'esperienza di Chiesa è proprio la famiglia, cioè per imparare a conoscere la Chiesa bisogna essere sulle ginocchio non soltanto della Madre Chiesa, ma anche sulle ginocchio della sua madre. Questo me lo ribadiva molto spesso il mio primo professore di ecclesiologia, che mi spiegava sempre che aveva imparato la Chiesa sulle ginocchio della sua madre. Questo ce lo dice anche il Concilio nella Gravissimum Educationis, dove dice esplicitamente che il luogo dove si fa la prima esperienza di Chiesa è proprio la famiglia. Questa idea verrà molto sviluppata anche da Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio 39. Qui si deve dare una precisione perché abbiamo scoperto questa natura proprio del matrimonio come chiesa domestica, però dobbiamo vedere che e la Lumen Gentium e
il decreto sull'apostolo dei laici, quando parlano della famiglia come chiesa domestica o santuario domestico, aggiungono una piccola sfumatura, dicono che la famiglia è come una chiesa domestica o come un santuario domestico. Non vuol dire che hanno paura di qualificare la famiglia come chiesa. Questo vuol dire soltanto che la realtà familiare non esaurisce a se stessa il concetto di chiesa. È veramente una realtà ecclesiale, però a se stessa non basta per esaurire il mistero e la realtà della chiesa intera. E la famiglia, se vuole essere anche fedele alla sua vocazione di chiesa, ha bisogno della chiesa intera, ha bisogno anche, per esempio, del sacerdozio, ha bisogno dell'insegnamento della chiesa, ha bisogno di nutrirsi alla chiesa intera per essere se stessa chiesa. Questo Giovanni Paolo II l'ha molto ben spiegato in un discorso che ha dato nel 1994, dove spiega che la famiglia, essendo chiesa domestica, è un raggio di chiesa e dice: un raggio certamente non è tutta la luce, ma è pur sempre la luce. Ogni famiglia, con i suoi limiti, ha pieno titolo e segno dell'amore di Dio. Cioè, la famiglia è pur sempre raggio della luce della Chiesa. Questa straordinaria definizione della famiglia ci apre una ricchezza enorme per la teologia della famiglia. E si può giocare a rileggere il testo del Concilio sulla Chiesa, cercando a vedere cosa possiamo trovare, perché quando il Concilio ci parla della Chiesa vuol dire che ci parla anche in qualche modo della famiglia. Si sa che nel Concilio Vaticano II si è cercato di rispondere a questa domanda: Ecclesia, quid dicis de te ipsa? Chiesa, cosa dici di te stessa? E allora, attraverso questa domanda, abbiamo anche tante risposte sul mistero della famiglia. Per esempio, non mi posso dilungare a lungo, però vale la pena di riprendere alcuni punti dell'ecclesiologia di Lumen Gentium per illuminare la teologia della famiglia. Per esempio, quando la Lumen Gentium presenta la Chiesa come un mistero prima di essere una istituzione, cioè un mistero dove si scopre il disegno salvifico di Dio per gli uomini, questo è vero del matrimonio e della famiglia, che sono proprio luoghi di rivelazione del disegno di salvezza di Dio. Quando al numero 1 della Lumen Gentium il Concilio ci presenta la Chiesa che è in Cristo il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, si può certamente parlare anche della famiglia come segno di unità per il mondo. E questo Giovanni Paolo II lo farà nella Familiaris Consortio. Dunque sfrutterà anche questi paragoni molto profondi che possiamo fare soltanto a partire dall'ecclesiologia del Concilio. Troviamo anche, per esempio, questa espressione della Chiesa Tempio dello Spirito Santo nella Lumen Gentium 4. E questo è anche molto vero della famiglia, che per essere se stessa deve essere o è tempio dello Spirito Santo, cioè se la famiglia è il luogo dell'amore, il luogo dove si riceve proprio questo dono dell'amore sigillato nel dono dello Spirito Santo, allora si capisce anche che il matrimonio sia tempio dello Spirito Santo, come la grande Chiesa è tempio dello Spirito Santo. Quando si parla, per esempio, anche dello Spirito Santo anima della Chiesa, si può subito pensare che lo Spirito Santo sia anche l'anima del matrimonio Chiesa domestica. Il
come sinodo del 1985 sull'ecclesiologia del Concilio Vaticano II ha dato una chiave di lettura per riprendere l'ecclesiologia di Lumen Gentium e ci ha consegnato questa bella chiave di lettura della Chiesa Comunione. Anche questa chiave di lettura di vedere la Chiesa come una comunione, questa chiave mi sembra molto adattata per parlare del matrimonio. Si sa che nella Gaudium et Spes si presenta il matrimonio come communio personarum. Vediamo anche nella Lumen Gentium la Chiesa inteso come regno di Dio e a partire di questa immagine si può capire anche la dimensione escatologica del matrimonio e della famiglia. Quando il Concilio ci parla della Chiesa corpo di Cristo, sposa di Cristo, o della Chiesa che tira la sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, abbiamo elementi di una ricchezza enorme per la teologia della famiglia, soltanto perché sfruttiamo questa bella definizione del matrimonio come Chiesa domestica. Bisogna anche vedere tutti i capitoli sulla missione della Chiesa, sulla santità della Chiesa e troveremo anche luci molto profonde. Come ultima luce bisogna vedere che il Concilio si chiude su un capitolo sulla Vergine Maria, sposa della Chiesa, e si presenta Maria che coopera alla missione salvifica di Cristo. E si presenta Maria come tipo della Chiesa, come figura della Chiesa che coopera alla missione salvifica di Cristo. Questo mi sembra è anche la missione propria della famiglia. Possiamo capire, ecco, perché a partire di questa nozione di Chiesa domestica, il Concilio ha sviluppato anche la missione della Chiesa. A partire dalla nozione di Chiesa domestica si scopre la missione della Chiesa. E la Lumen Gentium 41 non dice niente altro come missione che cooperare alla fecondità della Madre Chiesa. Cioè la missione della Chiesa domestica, la missione degli sposi, è di cooperare alla fecondità della Madre Chiesa. Questa missione verrà molto sviluppata nel Magistero che segue la Lumen Gentium, che segue Gaudium et Spes, che segue il Concilio. Vogliamo accennare abbastanza velocemente sul Magistero di Paolo VI. Con Paolo VI vediamo la famiglia non soltanto come un oggetto di evangelizzazione, però come un soggetto attivo di evangelizzazione, scoprendo la missione della Chiesa domestica, una missione di evangelizzazione, come la Chiesa ha questa missione, si scopre che la famiglia è un soggetto attivo di evangelizzazione. Paolo VI, nell'Evangelii Nuntiandi, dice che evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare. Questo è all'inizio della sua esortazione sull'evangelizzazione. Se continuiamo a leggere questo testo, alla fine, al numero 71, troviamo un testo che ribadisce l'azione evangelizzatrice della famiglia. E Paolo VI dice: nell'ambito dell'apostolato di evangelizzazione proprio dei laici è impossibile non rivelare l'azione evangelizzatrice della famiglia. Essa ha ben meritato nei diversi momenti della storia della Chiesa la bella definizione di Chiesa domestica, sancita dal Concilio Vaticano II. Ciò significa che in ogni famiglia cristiana dovrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa intera. Inoltre, la famiglia, come la Chiesa,
deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Questa missione di evangelizzazione della famiglia viene ancora più sviluppata da Giovanni Paolo II e in particolare nella Familiaris Consortio. Vale la pena di fermarci un po' sulla Familiaris Consortio, perché lì troviamo veramente ancora un compimento della teologia del Concilio, della teologia della famiglia intesa come chiesa domestica. Giovanni Paolo II, nell'esortazione Familiaris Consortio, utilizza molto spesso il termine di chiesa domestica. 11 volte lo troviamo in un modo esplicito, 3 volte troviamo anche il termine di piccola chiesa e troviamo anche una volta il termine di santuario domestico, però è per un titolo di paragrafo. Questi numeri ci dicono un po' l'importanza del tema per Giovanni Paolo II. Possiamo articolare un po' i riferimenti della Familiaris Consortio sulla Chiesa domestica in tre, diciamo, direzioni. Queste direzioni le riprendo dal Cardinale Ouellet perché mi sembrano dare una chiave di lettura abbastanza interessante per leggere la Familiaris Consortio. Il Cardinale Ouellet dice che possiamo trovare prima i riferimenti che ci parlano dei fondamenti dell'affermazione della famiglia come chiesa domestica. Ritorneremo a questo argomento dei fondamenti di questa affermazione. La seconda direzione della riflessione di Giovanni Paolo II è la missione evangelizzatrice della famiglia, in quanto la famiglia partecipa alla missione della Chiesa, come abbiamo già accennato con il testo di Paolo VI. E terza direzione, Giovanni Paolo II ci parla anche della vita interna della famiglia come santuario domestico, cioè la famiglia come luogo di culto. Vuol dire che se si prega in chiesa, se si prega in parrocchia, si prega anche nella famiglia. La famiglia è anche un luogo di culto, un luogo dove i sposi, i figli si offrano al Signore. Per capire in che senso intendere l'espressione di chiesa domestica e in che senso dobbiamo capire la missione della Chiesa, Giovanni Paolo II definisce la missione della famiglia chiesa domestica a partire dall'amore. Questa è proprio la novità della Familiaris Consortio. Al numero 17 possiamo leggere che la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa. Questa missione si sviluppa, secondo Giovanni Paolo II, questa missione di custodire, rivelare, comunicare l'amore, si comunica in 4 tappe, 4 direzioni per la missione della famiglia. I 2 primi punti essenziali riguardano una missione piuttosto ad intra e i 2 ultimi guardano la missione ad extra, cioè all'esterno della famiglia. La prima missione della famiglia per Giovanni Paolo II è la formazione di una comunità di persone. Il secondo, il servizio alla vita. Il terzo, la partecipazione allo sviluppo della società. E il quarto passo della missione della Chiesa domestica è la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa. Cioè lì possiamo anche vedere il posto della famiglia nella nuova evangelizzazione. Bisogna rilevare che il primo compito affidato alla famiglia
è di formare una comunità di persone, cioè è veramente formare una comunità di vita e di amore radicata nel dono dello Spirito Santo che è amore. Il cardinale Ouellet ci indica qui che il Santo Padre cerca di dare la priorità all'essere e all'amore piuttosto che alle diverse attività della famiglia. La prima missione della famiglia è di essere un luogo di amore e di essere un luogo di comunione. Tutti i compiti particolari della famiglia sono infatti riconducibili a questo amore unico che è la fonte e allora come fonte la missione fondamentale della famiglia. Qui si capisce bene perché nella lettera alle famiglie, cioè dopo la Familiaris Consortio, Giovanni Paolo II riprenderà questo compito di comunione e di amore della famiglia parlando della famiglia come costruttrice della civiltà dell'amore. Se la famiglia ha questo ruolo nella civiltà dell'amore è perché il suo primo compito è di formare una comunità di persone. Questa definizione, questo primo compito, ci fa capire il fondamento, i diversi fondamenti piuttosto della famiglia intesa come chiesa domestica. Si capisce il fondamento antropologico. Se la famiglia è chiesa domestica, cioè luogo di comunione e di vita di amore, il fondamento antropologico è l'amore. Si capisce il fondamento cristologico, perché questo amore si radica nell'amore di Cristo per la sua Chiesa, partecipa a questo amore. La famiglia è Chiesa domestica perché è il luogo della presenza dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Capiamo anche il fondamento, pneumatologico di questa espressione di Chiesa domestica, perché se la famiglia e questa chiesa domestica vuol dire che è il luogo della presenza dello Spirito Santo. Se la sua prima missione è questa comunione di amore, vuol dire che il suo primo fondamento è anche pneumatologico. Questo la Familiaris Consortio lo ribadisce molto spesso. La Familiaris Consortio ci parla molto della presenza dello Spirito Santo nella vita del matrimonio e della famiglia. Per esempio, al numero 19, Giovanni Paolo II ci dice che lo Spirito Santo è l'artefice della comunione tra sposi, della comunione nella comunità familiare. Attraverso anche questo primo compito, cioè di formare una comunità di persone, di formare una comunione di amore, possiamo anche vedere il fondamento trinitario della famiglia intesa come chiesa domestica. Questo fondamento trinitario è abbastanza implicito ancora nella Familiaris Consortio, però mi sembra abbastanza chiaro perché se il primo compito della famiglia chiesa domestica si trova nella comunione, allora si può dire che il suo destino ultimo, il suo compito ultimo è quello anche di significare e di partecipare a questa comunione trinitaria che è questo amore che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il cardinale Ouellet dice che questa partecipazione alla comunione trinitaria è senza dubbio il fondamento ultimo della famiglia come realtà ecclesiale. Forse se non lo troviamo in un modo esplicito nella Familiaris Consortio, Giovanni Paolo II non esita a dirlo in un modo molto più esplicito nella sua lettere alle famiglie. Lì troviamo un passaggio molto bello dove presenta la famiglia piccola chiesa all'immagine della grande chiesa che riflette sul suo volto la comunione e l'amore trinitario.
vale la pena di leggere il passo intero. Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna, creati ad immagine e somiglianza divina. Questa primazia del compito dell'amore allarga molto il concetto di nuova evangelizzazione, allarga molto il fatto di intendere la missione anche della Chiesa, perché possiamo vedere che allora l'evangelizzazione non è soltanto trasmettere un contenuto dottrinale, non è soltanto riflettere sui problemi dell'inculturazione della fede, però si tratta prima di tutto di provocare un incontro con Dio, si tratta prima di tutto di fare entrare in questa relazione di amore tra Cristo e la sua Chiesa e in questa relazione di amore trinitario che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E il fatto stesso di costituire una comunione di vita che partecipa dell'amore di Cristo per la Chiesa, che dà alla famiglia la sua forza evangelizzatrice. Non è prima perché la famiglia deve essere brava per spiegare contenuti dottrinali, però se la famiglia è fedele alla sua vocazione di chiesa domestica, cioè vivendo del suo primo compito di essere un luogo di comunione e di amore, allora la famiglia scopre che ha in se stessa una forza evangelizzatrice veramente stupenda. E in questa luce si può anche capire il servizio alla vita, la partecipazione allo sviluppo della società e la sua partecipazione, tout court, diciamo, alla missione della Chiesa. Questo Giovanni Paolo II lo dice in una frase molto ripresa dopo, al numero 65 della Familiaris Consortium. La nuova evangelizzazione dipende in gran parte dalla Chiesa domestica. E a modo di concludere questo percorso abbastanza veloce, però che ci ha fatto vedere la ricchezza immensa di una piccola definizione che troviamo, cioè soltanto dire che la famiglia è piccola chiesa domestica, spalanca delle prospettive enormi sulla missione della famiglia, sulla natura del matrimonio e della famiglia. E possiamo a modo di concludere leggere un passo del discorso di Benedetto XVI alla plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia, perché commentava questa parola di Giovanni Paolo II sul ruolo della nuova evangelizzazione che dipende dalla Chiesa domestica. Leggiamo: nel nostro tempo, come già in epoche passate, l'eclissi di Dio, la diffusione di ideologie contrarie alla famiglia e il degrado dell'etica sessuale appaiono collegati tra loro. E come sono in relazione l'eclissi di Dio e la crisi della famiglia, così la nuova evangelizzazione è inseparabile dalla famiglia cristiana. La famiglia è infatti la via della Chiesa perché è spazio umano dell'incontro con Cristo. Vi ringrazio.